Sono ancora pochi i partecipanti alla scadenza della data originaria per partecipare al concorso, ma il progetto Giovani di Valdagno non si inchina all'emergenza e concede una proroga. Ci sarà tempo fino al 31 luglio per presentare la propria opera alla settima edizione del concorso nazionale del fumetto Città di Valdagno, un mese di tempo in più per diffondere ad altri la possibilità di concorrere. Questo programma ha già coinvolto 180 tra professionisti del settore e talenti emergenti in tutta Italia. Tema specifico del concorso aperto è intitolato Tutte le tinte del noir, come spiega uno dei promotori, Giuliano Piccinino. Il noir ha fumetti in tutte le declinazioni, storie nere un po' gialle, storie gialle un po' scure. Non vogliamo porre limiti sul genere. L'edizione 2020 del concorso introduce una seconda novità e apre la partecipazione ai giovanissimi con la categoria Under 15, che sarà giudicata dalla stessa giuria di professionisti, critici, appassionati di fumetto, che valuteranno la sezione giovani adulti dedicata a chi ha fra i 15 e i 35 anni.